finalmente la mostra si apre, tutti i suoi capolavori saranno visibili a tantissimi amici di Bologna, ma non solo. Sì, finalmente apriamo Bricarta Bologna. Cosa potranno vedere le persone che arriveranno al Teatro Celebrazioni? Potranno vedere sicuramente un percorso che porta all'infanzia, quindi tornare bambini, tornare al mondo dell'infanzia, tornare al sogno e alla meraviglia. Lei come ha iniziato questa avventura con i Lego? Io ho iniziato a 30 anni, io ho riscoperto i Lego e da lì ho iniziato a costruire, poi alcuni miei lavori sono stati notati dal gruppo Lego e di lì è nato un percorso, un dialogo, un percorso professionale. Quando pensa a un'opera, da dove parte? Parto dai pezzi, dall'idea e dai pezzi, pezzi alla mano si parte a costruire. L'opera con più pezzi che ha realizzato qual è? Sono due grandi mani che sono state esposte per Build a Change con il gruppo Lego a Milano. Quante opere potremmo vedere qui? Potrete vedere 40 opere con circa 2 milioni di pezzi. E il tempo che si impiega solitamente per fare un'opera quant'è? Beh, dipende molto dalla dimensione dell'opera, da una settimana ad arrivare anche un mese e mezzo in più persone. Lei come se lo spiega il successo dei mattoncini Lego? Me lo spiego perché danno infinite possibilità, quindi Lego ha la capacità di poter diventare qualsiasi cosa, ha una farfalla, un pezzo può diventare qualsiasi cosa, quindi serve solo l'immaginazione per poterla costruire. Con quale idea devono venire i visitatori a questa mostra? Cosa si devono aspettare? Devono aspettarsi di tornare un po' bambini e di tornare un po' a sognare.